Sono stata invitata dall'assessore alla cultura Lucia Albrizio, che mi ha proposto di dipingere un'opera pavimentale sul tema della pace in vista dell'intitolazione della piazzetta Gino Strada e Teresa Sarti. La struttura dell'opera è legata ai colori della bandiera della pace, però non esattamente nella progressione con cui la conosciamo, cioè lineare, bensì circolare. Ho voluto creare un luogo di incontro e di scambio nel quale fossero rappresentate allegoricamente la pari dignità di tutti i popoli e culture e la pace come processo basato sulla comprensione dell'altro, sul dialogo, e non, come molti governanti oggi sostengono, sulle armi. Così ho immaginato una sorta di navicella spaziale a forma di fiore che si affaccia sull'universo per rappresentare il nostro pianeta sul quale tutti insieme viaggiamo nello spazio. Ognuna delle sette panchine porta il colore dell'accesso opposto ed è quindi compreso dai colori delle due panchine ad essa più lontane. La stella nel mezzo è un punto luce, un punto di riferimento. Dall'idea del movimento è la progressione della luce che si espande in questo universo. È un faro comune a tutti i naviganti, equidistante, che indica la necessità della collaborazione e della costruzione di obiettivi condivisi. Mi piaceva l'idea di rendere piccolo l'essere umano, siccome questa è una piazzetta frequentata da esseri umani normali, grandi, l'idea di rappresentare questi piccoli omini, come piccole stelline sedute su queste panchine, no? E che sono qui sedute a meditare quasi, ad aspettare. Sono tranquilli, volevo trasmettere questa sorta di piccolo senso di pace, di tranquillità, di quiete. La rappresentazione, visto che sono in anamorfico, del fatto che devi trovare il punto di vista adatto per poterli vedere, così come per molte questioni, per molte problematiche, è proprio il punto di vista, no? E in più sono tutti bianchi, e bianchi perché il bianco è l'insieme di tutti i colori, quindi questi omini con il loro colore rappresentano l'unione, nell'insieme la comprensione degli altri, cioè comunque la tendenza a comprendere gli altri. Per me la pace è una metodologia, una tendenza, è qualcosa di empirico, è qualcosa che va vissuto con l'esperienza, con la costruzione di momenti di condivisione, di vivere insieme, di comprensione degli altri. Non è che dico questa cosa e penso che sì, l'allero è semplice. No, non lo è, e anch'io sono una persona fumina che si arrabbia, che vorrebbe ogni tanto spaccare tutto, però se dentro di te cerchi di coltivare la tendenza essenzialmente a non fare questo danno, ma ad aprirti agli altri, perché la bellezza appunto poi del mondo è che siamo tutti diversi. Ci sono anche cose che noi non tolleriamo, non comprendiamo, perché la nostra cultura non ce le fa né tollerare né comprendere, però non si può partire a priori mettendo il proprio piede nella porta della casa di qualcun altro.
che bisogna creare la situazione perché la porta venga aperta e si venga invitati, e con il dialogo poi aprirsi all'altro e cercare di capire e costruire insieme. Sicuramente abbiamo molte più possibilità di costruzione di cose in comune rispetto, perché sai, distruggere un attimo, costruire è più difficile, però per costruire bisogna prendere il tempo. È come dire, una fase progettuale, no? E bisogna pensarci insieme. La pace non è un luogo specifico, non è un'utopia, un ideale. Parlo di questione esperienziale perché quasi tutte le cose che ho imparato, i ricordi che ho, passano attraverso delle esperienze specifiche che ho fatto e che mi hanno insegnato qualcosa. E metti insieme tutti questi pezzettini e non è che esiste un manuale, però se tu ti circondi di tutte queste esperienze, sei più propenso a costruire un percorso di pace piuttosto che a distruggere.